Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quanto costa un'ora del tuo tempo? Costa. Non è una cifra assurda, però non è una cifra nemmeno che si possono permettere tutti. Infatti la mia clientela sono più personaggi, diciamo, importanti, potenti. Hai clienti molto particolari. Sì, dall'imprenditore che fa trasferte e che vuole compagnia magari per un paio d'ore. Politici, personaggi dello spettacolo. Politici? Sì. Che tipo di politici? Cosa vuoi sapere? Politici, hai presente il politico? Ecco, politici no. Di livello nazionale? Assolutamente sì. Persone che possiamo vedere sul schermo televisivo? Sì, persone che comunque passano in televisione quasi tutti i giorni, assolutamente. Mi incuriosisce capire come un politico di un certo livello ti ingaggia. Allora, non vanno sui siti, assolutamente, o se ci vanno, mandano qualcuno. Nel senso, magari, ecco, vengono incuriositi dalle mie foto, mandano un collaboratore, l'autista, qualcuno di loro fiducia. La persona viene, mi paga un'ora, poi non ha la prestazione, cioè si mette lì a chiacchierare così, e poi mi propone la situazione. Mi dice, guarda, io... E ti svela per conto di chi è? Mi dicono che è un personaggio molto famoso, potente, di un certo livello. Se sono comunque disponibile, mi paga anticipatamente, mi manda una macchina a prendere e di solito sono io che raggiungo, non vengono loro da me, ecco. Loro hanno sempre degli appartamenti o dei posti in cui possono ospitare, capito? Arrivi nella casa, diciamo, del politico di turno. Sì. Sali. Mi vengono tolti i telefoni. Infatti io ne ho due e mi vengono tolti tutte e due per evitare comunque di registrazioni e cose. Poi comunque vengo perquisita, non perquisita in modo profondo, però magari mi passano quel macchinario, se c'è qualche microspia, qualche telecamerina. Ti offrono un bicchiere di vino, chiacchierano e poi si passa, diciamo, all'atto pratico. E non si parla mai di soldi, cioè nel senso, a me viene data una busta, io controllo, vedo che c'è. Di solito scelgono loro la cifra ed è sempre una cifra consistente. Dici il regalo più grande che hai ricevuto. 5.000 euro per un'ora e mezza. A me hanno regalato un Cartier bellissimo. Ma poi un cliente che ho visto 3 volte, non è che dici, sai, l'ho visto 100 volte. È che loro amano essere generosi. Diciamo, i tuoi clienti politici ogni quanto si fanno vivi? Ogni 2-3 mesi. Sono sposati, hanno famiglia? Certo, tutti. Tutti sono sposati. C'è mai della droga? Mi è capitato in passato di essere invitata ad una festa, era stato detto che era una festa privata, c'erano... Non erano proprio politici, però erano dei magistrati, personaggi comunque potenti, magari non conosciuti all'opinione pubblica, però che hanno un forte potere politico. E c'era di tutto, di tutto. Che droga c'era? Di tutto, cocaina, droga dello stupro, quella va tanto, sì. Addirittura ragazzine che mi sembravano abbastanza giovani, droghe, e infatti ho detto che io non volevo più essere invitata a una situazione del genere. Se io ti chiedo di dirmi il nome di uno dei politici con cui vai? Non te lo dirò mai, mai, mai. Nemmeno se ti offrissi del denaro? Penso che non me ne offrirei mai quanti me ne offra lui. E se te lo offrissi? Neanche, no. Perché, ecco, per 5 minuti di gloria che faccio? Mi rovino il cliente? No, 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 non sono così stupido. Potresti mettere in crisi la politica italiana? Sì, assolutamente sì. Ti senti potente per questo? Certo, tantissimo. Soprattutto quando sto con loro. Sì, perché poi li vedo, no? Diventano dei bambini.